Bomarzo, in provincia di Viterbo, nel cuore della Tuscia, da molto è conosciuta per il sacro Bosco dei Mostri, ma oggi faremo un altro cammino magico e misterioso alla scoperta di un'antica piramide e della necropoli di Santa Cecilia, da qui dal centro del borgo circa 6 chilometri. Fuori dal borgo incontro il mio compagno di viaggio, Salvatore Fosci. Ciao, ciao Francesco. Ecco, questa è una via cava. La via cava, diciamo, serviva a estrarre i blocchi che poi sarebbero serviti per la costruzione dei nostri borghi, delle nostre case, insomma. Però era anche una strada a tutti gli effetti, quindi veniva utilizzata dagli Etruschi prima e poi dai Romani per spostarsi nella valle del Tevere, qui nella Tuscia, e vediamo il tipico paesaggio che è fatto di forre e di valloni tufacei. E questo è tutto peperino, pietra peperino, tufo peperino. E lì si legge bene una iscrizione latina, ite privatur duorum domitiorum. A testimonianza che questa strada era una strada privata. Ed eccolo la piramide che si apre nella boscaglia e si percepisce questo alone di mistero e di magia. La piramide è alta circa 12 metri e larga 8, e tutti questi gradini sono stati tagliati a mano, ovviamente. Dalla forma sembra quasi una di quelle piramidi che si vedono in Messico o in Centro America, invece appartiene alla civiltà etrusca, un popolo vissuto intorno al IX secolo, primo secolo avanti Cristo, che poi si è fuso con la cultura, con la civiltà romana, a cui i romani devono molto. Il vero nome è monumento rupestre, sasso del predicatore, e l'utilizzo poteva essere stato monumento funerario o addirittura monumento sacrificale. Il luogo è di grande fascino, però il sentiero non è ben segnalato, quindi per arrivare qua bisogna studiarselo bene su carta. Salvatore, tu sei una di quelle persone che si prende cura di questo sito. Io nel 2008 ho ripulito con amore questo luogo perché sono molto appassionato di questa terra e ho dato lustro ai sentieri e tutto quello che in qualche modo lo circonda. Il cammino prosegue in direzione della necropoli di Santa Cecilia. Piccoli incontri sul cammino, questo è un serpente, non è una vipera, è innocuo, però ovviamente meglio farlo scappare. Dopo un paio di chilometri di cammino dalla piramide si arriva al sito che si dice dedicato a Santa Cecilia. Questo era un luogo sacro abitato dalla notte dei tempi, poi trasformato nel corso dei secoli. Qui si vede bene appunto l'impianto di una chiesa, si vedono dei sarcofagi cosiddetti antropomorfi, dei menire e anche delle abitazioni e dei luoghi di produzione come i palmenti. Chiamate qui da noi pestarole, quindi pigiavano le uve e facevano il vino anche anni fa. Salvatore, è ora di tornare. Vabbè.